Se non mi piace lasciare lo spettatore tranquillo, devo dire la verità. Come ti dicevo, quel dispositivo che genero è proprio per andare a stimolare un'azione. Per performance del fruitore intendo proprio questa cosa, cioè il fatto che davanti all'opera il quadro non è fatto per essere gustato, per essere guardato, per un'azione politica, per un'azione di completamento arredo, via dicendo. È proprio un dispositivo generato per far sì che chi arriva in qualche modo debba agire mentalmente, per cui molto statico magari nella rappresentazione, ma spero molto dinamico invece nella suggestione e nella proposta. Amo in particolar modo la pittura perché attraverso un'immagine è possibile rivedere un film, è l'ultima immagine di un percorso che possiamo appunto attraversare. Per questo mi piace l'immagine con del colore. Spesso si dice che è un uomo grigio, la vita grigia, che vita grigia, attribuendo al grigio qualcosa di negativo, no? Io invece vi dico che il grigio è la risultante di tutti i colori, per cui li contiene tutti, e inoltre è il colore che fa un passo indietro per far sì che gli altri si esprimano. Per cui in questo senso io scelgo molto spesso i grigi. Perché hanno appunto la capacità di non essere spettacolari e predispongono il fruitore in questo senso meglio. Il discorso del grigio, sai, un uomo grigio secondo me può essere un uomo un pochino più consapevole, magari che ha fatto molte esperienze, che ha saputo incamerare molto dalla vita e per questo essere maggiormente in pace. Io lo immagino un figo però, non immagino una persona tediosa e che arriva con discorsi pallosi. Immagino veramente una persona invece completa, ecco, in questo senso. Come appunto lo è il grigio che piglia tutti i colori, li mette insieme e ha una risultante. Ma la pandemia, nel mio caso specifico, che sono abbastanza solitario, non sono un animale sociale, non ha influito molto, devo dire la verità. Non basta comunicare come abbiamo fatto attraverso video call e via dicendo, ma serve il contatto, serve che le opere vengano viste dal vero, questo mi è mancato, per cui le visite in studio, le visite guidate, questa è una cosa che mi è mancata, ecco, il rapporto con le persone. Arrivo davanti al sommo e cosa c'è nella scatola? Spero tanto rispetto per quello che ci è stato dato, per la possibilità, il miracolo che abbiamo tuttora, che stiamo vivendo, di avere rispettato molto le regole del gioco. Si crea quando si soffre, però avrei da dire una cosa. Ecco, di non pensare per forza al bohémien, al ratto di soffitta che sostanzialmente è squattrinato e via dicendo. Se c'è uno sguardo attento sulle cose, la vita è anche sofferenza, lo abbiamo detto, è accompagnata dalla morte, non può essere serena questa cosa. Per cui non sono certo i soldi che hai a poterti dare la serenità degli oggetti, la serenità di avere meno pensieri stupidi, questo sì, però assolutamente no per quanto riguarda chi siamo, la nostra anima, l'aspettativa, il respiro cosmico, queste qui sono cose che non sono mai risolte. La solitudine
dell'artista, nel mio caso è fondamentale, ma io penso anche che spesso alla parola solitudine viene, come nel grigio, viene associato qualcosa di negativo. E invece la solitudine, secondo me, è la base per l'incontro. Se si sta bene con se stessi, in solitudine, nel silenzio, si riesce poi ad approcciare meglio verso l'esterno, verso il sociale, verso una società. Io la penso così. E tra l'altro penso anche che la solitudine, che è inevitabilmente con il silenzio, sia anche un veicolo meditativo fondamentale per andare a scandagliare dentro. Spesso pensando meno si arriva a conoscersi meglio. Quando la mente tace si arriva a conoscersi meglio. Invece erroneamente si pensa che una mente attiva, molti pensieri, dinamica e così, sia in verità una mente intelligente. Ma è intelligente a livello esecutivo, per le cose, ma non sta ascoltando la sua anima. Se è distratta da tutto, come può essere? Ecco che in questo caso la solitudine diventa straordinaria, inevitabile. Ma se dovessi definire la mia vita, la definirei più frattale che bi o tridimensionale, che è quella situazione che si colloca tra la seconda e la terza dimensione, appunto, no? E le mie opere lo sono, un po' perché sostanzialmente la bidimensionalità si presenta così com'è, non occulta niente, dietro non ci sta niente, mentre invece la tridimensionalità lo fa. Ecco, riuscire a lavorare in questo spazio di mezzo, secondo me, genera mistero. Perché abbiamo molto di quello che si manifesta e qualcosa che però è ancora nascosto. Questo mi piace molto. Sostanzialmente c'è una parte, quando creo, che agisce come flusso liberatorio da sé. E per cui in quel momento non penso molto, cerco di liberare la parte inconscia, la parte che ancora non conosco rispetto all'opera. Mentre c'è una parte ovviamente più pensata, magari in precedenza, che ha voluto fortemente affrontare un tema, ha voluto fortemente dire qualcosa in una direzione ben chiara. Chiamiamolo il miracolo creativo, avviene proprio nel momento in cui quell'idea va a scoprire cosa c'è dentro. E lì, anche se sai, hai pensato al soggetto, è probabile che venga disattesa la tua aspettativa e prenda direzioni nuove. Ecco, questo è il miracolo. E poi succede che a volte un'idea probabilmente che non sentivi fortissima prende corpo e diventa veramente invece ottima e centrata, che prenderai come esempio, e altre volte invece dove l'idea ti sembra di avere tra le mani qualcosa di veramente potente, poi non trova forma, non trova sfogo nei materiali, e rimane sorda, e per cui è anche questo è misterioso. Il bello della creatività è proprio questo, perché non c'è niente di certo. Un'opera perfetta non esiste, è difficilissimo. Alla fine di un'opera, ecco, c'è un momento in cui la senti finita, gli equilibri ci sono, diciamo che la comunicazione ti sembra funzionare ed è finita. Spesso nel tempo, però ti accorgi che poteva essere fatta meglio, ti accorgi, se si tratta di pittura, che un angolo magari era eccessivo, che poteva esserci invece l'aggiunta di qualcos'altro, e per cui diciamo che si è sempre in parte insoddisfatti, non c'è mai, e questa è la spinta a fare meglio. Ovviamente quando ero più giovane sbagliavo molto di più, quello che avevo nella testa lo vedevo realizzarsi molto meno, e questa cosa era frustrante.
Poi con l'esperienza acquisisci una destrezza migliore che ti porta diciamo, alla realizzazione rispetto all'idea c'è abbastanza vicinanza e sempre più spesso e per cui diventa meno frustrante e più appagante questa cosa. Io non credo che l'uomo sia l'essere superiore, penso che sia semplicemente diverso. Un elemento all'interno di una quantità infinita di cose ed è bene che ricominci a ragionare in maniera panteistica in questo senso, cioè dell'insieme, dell'incapacità di definire le cose, no? Anzi, se proprio la vogliamo vedere in antropologia, come diceva Galen, noi siamo i meno specializzati di tutti gli altri animali, per cui non c'è nessuna eccellenza dentro di noi, non abbiamo fauci lunghissime, non abbiamo una corsa incredibile, un udito, i sensi insomma non sviluppatissimi e per cui abbiamo lavorato con l'habilis, no? Abbiamo cominciato a strutturare qualcosa per compensare le nostre mancanze. Ecco, credo che questo ragionamento, se vista da questa angolazione, secondo me potrebbe essere che abbassiamo un po' le orecchie e ci mischiamo al mondo senza devastarlo, senza avere questo impatto così violento che ci ha portato in 100 anni circa veramente a sconvolgere gli equilibri di questo pianeta. La correzione del software interiore, secondo me, è quello a cui dovremmo dedicarci, è il giochino più bello che ci è stato dato, che si muove in continuazione, per cui non è che quando abbiamo risolto una cosa l'abbiamo risolta per sempre, basta un episodio che cambia gli equilibri trovati e di conseguenza dobbiamo risistemare ogni cosa. Io dico sempre che l'oggetto è stupido e così va trattato, mentre l'anima no, non è stupida, anzi ci fa star bene, ci fa star male. Un oggetto finisce il giorno dopo che lo abbiamo conquistato e se ne vuole un altro. L'anima invece, se riusciamo a lavorarci bene e a metterla un pochino in pace, non ha bisogno di niente. Mi viene in mente quando De André dice per consegnare alla morte una goccia di splendore, ecco, noi dovremmo riuscire a fare questo, se solo con dei piccoli gesti, se solo attraverso il nostro lavoro, il mio di creativo, però nella vita di tutti i giorni, riuscissimo a portare questa cosa, già sarebbe tanta roba, insomma. La morte. Mi piace pensarla come Epicuro, forse per non avere il problema, no? Dove Epicuro sosteneva che se c'è la vita non c'è la morte, se c'è la morte non c'è la vita, per cui sono vivo, penso a vivere al meglio e quando c'è la morte vedremo come si vivrà in quel nuovo stato, insomma. L'azione che chiedo per formativa nei miei quadri al fruitore è in questa direzione, cioè arrivando di fronte ad essi non trovi elementi storici, elementi sociali che distraggono, ma sei chiamato ad un'azione certo interiore con se stesso, con te stesso in solitudine, però allineata ad un tempo che è quello del momento. Io credo fortissimamente in questa cosa che potrebbe modificare veramente. Spesso ci appoggiamo troppo a una nostra tradizione, a tutto quello che ci ha condizionato e continua a condizionarci. Ecco, dovremmo spogliarci un pochino di tutte queste cose per andare verso la verità. Io la chiamo verità perché il mondo è ciò che accade, diceva Wittgenstein, no? È la totalità dei fatti, non delle cose. Un grande viaggio, una metafora di un grande viaggio nella tradizione dell'uomo da sempre, l'Odissea, la Divina Commedia,
Dumal col Monte Analogo. Sono, diciamo che il progetto è quello di una mostra, che però per la prima volta sarà accompagnata probabilmente da un libro che voglio scrivere.